vi divertite? Vi divertite a stare contenti? Sì. Sì. E come? Ci hanno insegnato, non siete arrivati ancora a questa fase di conoscenza del commento, non capite, è difficile, troppo difficile. Solo il gioco. Allora, com'è il numero? Allora, 17, 6-2, 17, 6-2. E il numero, abbiamo solo lapsus mentale, che l'hanno messo da poco. Quindi, adesso che succede? Che succede adesso? Adesso niente, il computer compone il numero e l'altro computer risponde. Ma l'accesso alla banca dati presuppone il pagamento di qualche camera? No, diciamo che la linea telefonica può essere adibita a qualsiasi scopo. La SIP, cioè il modem dovrebbe essere denunciato, però ormai non ci si fa più caso. E ci sono banche dati a cui bisogna pagare per accedere, per i servizi. Altre banche dati invece che... E non ci si può entrare hackerando in maniera pilatesca, sì, senza pagare. Esatto. E loro non se ne accorgono. No, non se ne accorgono, perché ormai sono migliori. E quando andate in chat, quando ti hackerate, non se ne accorgono quelli che i responsabili dirigenti di queste reti, non si accorgono della vostra presenza illegittima. Cioè no, vabbè, perché la maggior parte delle volte uno si previene, si copre, certamente fa una massa. Come si può? Si creano solo dorti usando nomi finti, nomi finti, password farsi, oppure si creano delle maschere. Queste password cosa sono? Le password sono una serie di una qualsiasi serie di numeri o caratteri o punti interrogativi. Sì, una specie di codice che il computer riconosce e associa a una delle parole d'ordine. Parole d'ordine, esatto. Come si poteva usare. Adesso che sta facendo? Sta caricando? No, adesso è pronto. Sì. Ed è occupato quel numero. E fai virgole. Virgola su 17. Perché adesso sta comprando il numero. Sì, prima ero occupato perché c'era la modetta in linea. Mangiato. E adesso si sta rispondendo, la prima risponde. Ecco, lo si è collegato. Questo è il margine BBS, passiamo a più. Poi con il margine BBS lì, arriviamo qua da te. Login del 5. Momentaneamente disattivato. Sì, perché praticamente ancora stiamo lavorando per metterla su, alcuni servizi non sono attivabili. Io posso accedere perché. E come questa banca dati, voi come la usate? Che uso ne fate? Che uso ne facciamo? L'uso non lo facciamo, noi lo fanno gli utenti, diciamo. Noi siamo un servizio. Noi prestiamo un servizio, organizziamo i dati in modo che gli utenti possano trovarli facilmente e accedervi in modo idoneo. Io ho visto da questi come si chiamano stati, no, si chiamano tabulari. Tabulare, voi siete tabulati, voi conversate, avete una conversazione con il quindi usate anche voi questo servizio? Sì, lo usiamo anche noi perché anche noi siamo persone, anche noi siamo utenti verso altre banche dati e ci piace chiacchierare con la gente perché il computer da una parte potrebbe sembrare un difetto il chat, però è un modo impersonale per comunicare con della gente ed esprimere concetti magari a voce o direttamente di persona, magari anche per telefono, non si possono esprimere. Perché? Perché c'è sta, quando si parla della gente direttamente o anche per telefono, ci sono delle, diciamo, dei qualcosa che limita, non so come dirlo, cioè ci sono dei limiti, limiti concettuali nel senso o limiti della personalità, della personalità, perché io quando parlo con te cerco di dire magari cose che a te non ti contraddicono, perché ti ho davanti, capito? Invece quando io sul computer non ho paura di nessuno, non ho nessuna paura, posso dire ciò che voglio, posso ammettere chi sono io personalmente, insomma. C'è una specie di onanismo tecnologico, diciamo. Una specie di onanismo, nel senso che non si parla di. No, il problema è può essere anche messo in un certo modo, può essere anche messo in un certo modo. Prima cosa, la voce è una cosa, cioè parlare a voce è una cosa, scrivere richiede un certo pensiero, cioè di prima pensare, scrivere, capito? È più difficile, è diverso, è una forma di comunicazione, è più artificiosa, hai capito? Però allo stesso tempo permette, per esempio, sul chat di fare conferenze, queste conferenze possono essere, cioè, con più persone, possono essere registrate, poi queste conferenze registrate su file possono essere trasferite sempre tramite i maggi, cioè qualsiasi BBS, possono essere trasferite in tutti i lag, in tutto il mondo, con
un costo minimo, un tempo di trasmissione, insomma, visto che hai registrato su un file testo, minimo.